Bella a tutti ragazzi, stanno arrivando una marea di nuovi contenuti per Fallout 76 e finalmente sembrano contenuti degni di questo nome. E sembra anche che Fallout 76 stia diventando come ce lo siamo sempre immaginato. Pensate, so così tanti contenuti che me li so dovuto disegnare. Allora, arriveranno due nuove fazioni principali di NPC umani, più altre sottofazioni che vedremo più avanti. Ci saranno nuovi incontri casuali, nuovi insediamenti, nuove linee di dialogo con scelte multiple, nuovi terrificanti mostri, nuovi eventi, il Vault 94 che si aprirà a breve, vedremo fra poco la data. I server privati, ragazzi, i server privati, vi rendete conto di che vuol dire questo? Che arriveranno anche le mod. A breve arriveranno anche le mod. E nuove armi e nuove armature. Ci saranno anche le storie romantiche che potremo avere con gli NPC, nuove funzionalità, tra cui gli NPC che ci potranno seguire per alcuni eventi. Regà, non lo so, spero che se la giochino bene perché le potenzialità, come abbiamo già detto, sono infinite. Abbiamo già parlato degli NPC umani qui e del Vault 94 qui. Quindi seguite questi due link che vi ho messo qua in alto se volete avere altre notizie. Comunque hanno detto che la cosa più bella è che hanno detto è che tutti i DLC che arriveranno dopo di questi DLC gratuiti ne arriveranno altri e saranno tutti improntati su questa storia principale con gli NPC umani, quindi sarà tutto con il classico gioco di ruolo. Hanno detto, ci siamo resi conto, ce l'avete fatto rendere conto voi, che noi fondamentalmente eravamo bravi a fare questo e l'avevamo levato, era stato trascurato. Ma adesso ci impegneremo su questo fronte ancora di più. E quindi fondamentalmente ha la possibilità di diventare quello che abbiamo sempre sognato. Ha già preso una bella forma per tutti quelli che ancora lo stanno giocando, è migliorato molto. Comunque andiamo a vedere nel dettaglio tutti questi nuovi contenuti. Quindi cerchiamo di ricapitolare un pochetto quello che avevamo già visto nei video precedenti. Stanno per arrivare due nuove fazioni, la fazione dei predoni e la fazione dei sopravvissuti, che noi potremo scegliere se allearci con una o con l'altra. Come abbiamo visto già nel trailer, ci sarà un nuovo, verranno introdotte delle linee di dialogo che ricordano un pochetto quelle di Fallout 3, perché i dialoghi saranno interi, non come il 4 dove ci sarà un piccolo riassunto. Qui leggeremo tutto quello che noi diremo all'altro personaggio. Altra cosa stupenda, potremo finalmente interagire con questi personaggi sfruttando le nostre caratteristiche special. Questo ci aprirà nuove linee di dialogo con i personaggi in base alla nostra percezione, potremmo notare delle cose oppure grazie al nostro carisma potremo convincerli a fare qualcosa per noi. Unica notizia negativa, sembra che per adesso non potremo avere un nostro companion che ci segue come una scorta ovunque noi vogliamo, ma in determinate missioni potremo essere accompagnati da NPC per finire quella missione. Potremo difendere la città dove vivono tutti gli NPC, sembra che dovremo fare una vera e propria guerra. Probabilmente dovremo litigarci un nuovo Vault, il Vault 79, che non si sa bene da dove sia uscito. Non si sa se ci saranno risorse che dovremo litigarci tra noi sopravvissuti e i predoni, oppure proprio il Vault da dove riescono questi predoni, visto che sono proprio lì davanti. Comunque non si sa ancora nulla. E a proposito di novità, durante il QuakeCon hanno annunciato che ci saranno anche altre piccole fazioni, delle fazioni secondarie, tra cui quelle del culto del Mothman. Quindi ci saranno degli NPC del culto del Mothman, che lo ricordiamo per chi ha esplorato l'Appalachia, gli sarà capitato sicuramente di trovare altarini dedicati al Mothman o addirittura delle vere e proprie cattedrali come a Point Pleasant sotto il museo del Mothman, oppure dentro la miniera Lucky Hall c'è addirittura una specie di divinità, l'abbiamo vista in live su Twitch, ne abbiamo parlato su Instagram, comunque arriverà un video anche su questo, non vi preoccupate. Molto probabilmente potremo unirci anche al culto del Mothman, che sono un gruppo di pazzi sacrificatori di persone, quindi un classico qui nell'Appalachia. Questo però apre il via a un'infinità di possibilità, perché come i membri del culto del Mothman, che in qualche modo escono fuori, nascosti chissà dove, potrebbe benissimo arrivare qualunque cosa, anche perché si sta aprendo il Vault 94. E infatti ora passeremo a parlare del Vault 94. E come avevamo già detto in precedenza negli scorsi video, 99% la motivazione della natura così rigogliosa è legata al Vault 94, dove è presente un GEC, cioè un Garden of Eden Creation Kit. Questo Garden of Eden è già comparso nei vari Fallout, ma in Fallout 3 ha proprio fatto arrivare l'enclave di corsa per prenderselo.
Chissà se anche questa cosa, anche il nostro interagire con il voto 94 e cercare di prendere il GEC, potrebbe magari riattivare l'enclave, visto che abbiamo visto che in Appalachia è presente con Modus. Non è presente nessun NPC umano dell'enclave, ma magari il GEC potrebbe essere un buon pretesto per farli tornare. Todd, se non ci avevi pensato ti autorizzo, eh? E passiamo al voto 94. Avevamo già visto in un video la lore del voto 94, cosa era successo dentro quel vault, e adesso vedremo cosa dovremo fare noi dentro quel vault. Il vault sarà accessibile ufficialmente dal 20 agosto, quindi tra pochissimo. Avremo la possibilità di fare dei raid a squadre con un massimo di 4 persone, ma potremo partecipare anche da soli. Hanno detto che saranno dei combattimenti, saranno l'esperienza di combattimento più difficile di Fallout 76, e speriamo, perché l'avevano detto anche dei cunicoli, erano alla fine 8 gold in croce, non ho capito perché. Comunque non si sa bene cosa dovremmo combattere, sapevamo che c'era un punto adibito per le votazioni e un punto nelle profondità che sembrava inaccessibile e non si vedeva cosa c'era dietro, quindi probabilmente quella sarà l'area dei test dove dovremmo fare il nostro combattimento, ma non è sicura questa cosa. Non si sa neanche quali saranno i nemici. Io ho delle supposizioni, avevamo pensato che, visto che ricordava il Vault 22 di Fallout New Vegas, probabilmente poteva essere infestato da portatori di spore. Ma visto che sembra che arriveranno delle nuove creature, molto probabilmente saranno collegate a questo Vault. Io la butto lì. Il colosso Wendigo che avevamo visto nel trailer adesso ha un nome, si chiama così questo bestione. Madonna che bestia! Comunque questo è il minimo, ragazzi. Stanno tornando i Flotter. Per chi si ricorderà, che è un po' anziano come me, ha giocato i primi capitoli, erano dei vermoni schifosi che giravano insieme a... di solito erano accompagnati da centauri. Quindi io spero che magari arriveranno anche i centauri, perché sono la cosa che aspetto di più. Dal 4 che speravo che ci fossero. Comunque, in teoria, anche qui ci sarebbe un errore di lore, perché il Master ancora non aveva creato i Flotter, che sono dei vermi radioattivi mutati con il virus evoluzione forzata. Ma come già è successo in Fallout 76, io darei il tempo ai programmatori di far uscire la patch e capire un attimo, perché probabilmente avrà una spiegazione. Magari era un test che veniva fatto in tutte le sedi della Westech, infatti c'è una sede della Westech anche in West Virginia, e potrebbero aver fatto questo tipo di test anche qui. Magari accediamo in un lato sotterraneo dove liberiamo sti cosi, non lo so, comunque una spiegazione sicuramente c'è. Praticamente l'evoluzione gli ha fatto creare delle specie di vesciche che accumulano gas, liberando questi gas riescono a tenersi a mezz'aria, quindi praticamente vanno avanti a scureggere. Che schifo, delle bestie orribili, mo capisco perché le hanno ritirate dal 3 e New Vegas e il 4. Comunque arriveranno questi nuovi mostri, uno si chiama Flamer, uno Freezer, quindi suppongo abbiano a che fare col freddo e col caldo, quell'altro ha delle spine, quindi penso sia tipo velenoso, mo la butto lì, non è sicuro però è probabile. E niente, questi saranno i mostri che arriveranno, ne arriveranno sicuramente altri, questi sono i primi tre. Ma non temete ragazzi, stanno arrivando una marea di contenuti anche per questa estate. Oggi proprio uscirà la settimana della carne con Graham, dove dovremo portargli della carne e guadagnare script leggendari mentre lui cucinerà un barbecue in stile da supermutante, quindi ci cucinerà qualcosa di terribile. Dal 20 agosto potremo accedere al Vault 94, come abbiamo già detto, ma la cosa più importante, stanno arrivando le caratteristiche special leggendarie. Che significa questo? Che potremo scegliere una caratteristica special alla quale specializzarci. Special, infatti, la parola è proprio adatta. Quindi quando sceglieremo questa caratteristica otterremo una nuova abilità leggendaria, che è un'abilità ancora più potente. Penso che potremo scegliere un'unica caratteristica per ogni personaggio. Dal 20 agosto finalmente potremo abbellire il nostro camp con le bacheche per poter mettere le nostre riviste, le nostre bubblehead e armi nelle bacheche, armature. Finalmente potremo anche appendere le armi sul muro, quindi finalmente potremo vantarci con i nostri amici dei nostri successi. A settembre arriverà anche una nuova mappa per Inverno Nucleare, la modalità gratuita Battle Royale di Fallout 76, che ci permetterà di testare le nostre capacità anche a Morgatown, quindi avremo accesso anche a dei palazzi per poter combattere su varie dimensioni, non sarà soltanto un'area aperta come quella precedente. A settembre arriveranno anche dei miglioramenti degli eventi pubblici, dove potremo accedervi gratuitamente con il viaggio rapido, quindi altro miglioramento: se accederai a fine evento prenderai meno ricompense, se sarai di livello troppo basso per quell'evento e quindi non sarai di grande aiuto prenderai meno ricompense, e quindi se voi siete di livello più alto e
e grazie a voi che siete riusciti a vincere quell'evento avrete un premio maggiore. A settembre ci saranno anche gli sconti del venditore leggendario, quindi vi consiglio di tenervi da parte tutti gli script che guadagnerete ad agosto per spenderli a settembre, una specie di Black Friday del venditore leggendario. A QuakeCon si è parlato anche di server privati, non si sono sbilanciati molto, hanno detto semplicemente che pensano che li faranno uscire prima, dovevano uscire dopo il primo anno, invece sembra che usciranno prima dell'anniversario di un anno di uscita di Fallout 76. Quindi si avvicinano le mod, perché le mod avevano detto che le avrebbero messe soltanto dopo i server privati. Hanno detto che questi server verranno aggiunti in stato di beta, un po' come la modalità sopravvivenza, e che serviranno prevalentemente per gli amanti delle costruzioni, di chi gli piace costruire, come in Fallout 4. Ora bisogna capire se questi server saranno come Ark o altri giochi multiplayer, dove quello che noi costruiamo rimarrà lì, perché saranno server privati e quindi potremo fare delle vere e proprie città e magari sloggarci e ritornare il giorno dopo e ritrovare ancora lì le nostre costruzioni. Non lo so, sarebbe un'idea, sarebbe molto figo, magari amplierebbe ancora di più il gioco poter giocare nei nostri server privati. Oltretutto potremo mettere le mod e quindi vi terrorizzerò. Iniziate a comprarvi un PC, ragazzi, perché se volete giocare con me con le mod giocheremo molto probabilmente da PC. Ultima cosa, ma non meno importante, stanno aggiungendo altre nuove armi e armature, tra cui stanno migliorando per lo più le armi al plasma adesso, perché erano le armi più forti del gioco, mentre su Fallout 76 non erano così forti, quindi stanno aggiungendo un mitragliatore al plasma, un fucile a pompa al plasma, una mitragliatrice al plasma e il lanciatore storico al plasma che abbiamo visto in Fallout New Vegas. Lo abbasseranno perché era tipo l'arma più forte della storia e quindi in PvP sarebbe eccessiva, però comunque è bellissimo, non vedo l'ora di poterla usare. Ci sarà anche un arco e avremo la possibilità di modificare le frecce, quindi potremo mettere anche a quanto pare della dinamite sulle frecce e farlo diventare una specie di lanciagranate. In più ci saranno armature da combattimento e armature atomiche con questa specie di giardino addosso, che è una cosa oscena. Molti di voi mi hanno detto sembra che servi per mimetizzarsi, io credo più di tutto che sia qualcosa per resistenza al veleno, alle spore del Volt 94. Non lo so, comunque è oscena. Su questa notizia bomba è tutto, ragazzi, sta arrivando una marea di roba, io sono contentissimo, spero che il gioco faccia questo effetto No Man's Sky che tutti attendiamo, che è già iniziato fondamentalmente e io vedo già un grosso miglioramento, quindi fa ben sperare. E quindi a tutti quelli che dicevano che Fallout 76 era insalvabile, perché sembra proprio che l'abbiano salvato. Comunque vabbè, tanto non piacerà comunque, gli farà comunque schifo a prescindere, sarà sempre insalvabile per loro. Ce lo godiamo noi che ci piace, ma che ci frega. E dai ragazzi, grazie ancora per il sostegno, seguitemi su Twitch e su Instagram, Marco Chitano, è facilissimo, comunque il link è in descrizione. Qui trovate tutti i video inerenti a quello di cui abbiamo parlato in questo video. E niente ragazzi, grazie ancora e dai a tutti. Alla prossima, ciao belle.